Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Manovra di bilancio della Regione, dal Consiglio via libera alla legge di stabilità 2024, approvato anche il maxi emendamento che aumenta l'aliquota addizionale IRPEF. Alluvione in Toscana, l'aula di Palazzo del Pegaso approva sostegni urgenti. Dopo giorni di intenso dibattito in aula, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato durante l'ultima seduta dell'anno, in notturna, la legge di stabilità 2024, il collegato alla legge di stabilità e il bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Tutti i provvedimenti sono stati approvati a maggioranza, a favore il Partito Democratico, contrari Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, non ha partecipato al voto Italia Viva. Nelle ore precedenti era stata approvata anche la nota di aggiornamento al DEF, semaforo verde dall'Aula anche al maxi emendamento al bilancio regionale approvato a maggioranza. L'atto, firmato dal presidente Eugenio Giani, aumenta l'aliquota dell'addizionale IRPEF dal 2024 per reperire i 200 milioni di euro necessari a pareggiare il bilancio della sanità. Possiamo dire in Toscana di aver salvato la sanità pubblica. Quello che chiaramente ormai il governo vuol fare è quello di indurre, tagliando, impedendo di avere in questo caso 420 milioni di payback che ci aspettano per legge e che l'anno scorso un diverso governo con il ministro Speranza avevamo avuto. Il tentativo è chiaramente di indurre, restringendo le spese alla sanità, di tagliare e spostare sulla sanità privata quello che sono le indicazioni. Noi a questo ci ribelliamo. L'abbiamo dovuto fare proprio all'ultimo momento perché prima ci avevano fatto in qualche modo pensare che una situazione quale quella della sanità toscana era un vanto per la sanità italiana e che quindi sarebbe stato rimediato a queste cifre, a queste risorse. Poi quando è emerso che tutto questo non avveniva, allora abbiamo dovuto prendere la posizione di incrementare quello che è l'addizionale IRPEF. Ma è un una tantum. Intanto quest'anno ci riorganizzeremo, cercheremo di limare, aggiustare e cercare di capire dove poter svolgere gli stessi servizi con meno spesa e al punto in cui arriveremo il prossimo anno nuovamente ci riporteremo a livelli più bassi di imposta IRPEF. Naturalmente quello che è emerso in questo dibattito è il vuoto di proposte dell'opposizione. Tanti discorsi, ma se io dovessi oggi mantenere e avere un'idea di come ridurre le spese in sanità dagli interventi dell'opposizione, troverei lo zero assoluto. Occorre dire che è una decisione che abbiamo ponderato a lungo e che certo non facciamo a cuor leggero, perché tutti quanti credo avrebbero preferito non gravare sui contribuenti toscani, anche se noi abbiamo scelto di chiedere una sorta di contributo di solidarietà alle fasce più alte o medio alte. Potremmo rinviare questa decisione, come ha detto qualcuno, e fare la battaglia perché il governo ce la riconosca, ma se poi il governo non la riconosce, passata la fine dell'anno, noi saremmo costretti ad andare in piano di rientro e quindi automaticamente le aliquote dell'IRPEF andrebbero al massimo non soltanto per le fasce più alte come abbiamo previsto noi, cioè non prevedendo nessun aumento per chi fa una dichiarazione dei redditi da 0 a 28 mila euro, ma sarebbero aumentate per tutti, in più aumenterebbe l'IRAP. Durante la votazione del maxi emendamento, i due consiglieri di Italia Viva, Stefano Scaramelli e Maurizio Sguanci, che fanno parte della maggioranza regionale, sono usciti dall'aula evitando di partecipare al voto, in dissenso con la decisione del Partito Democratico. Noi siamo contrari all'aumento delle tasse e abbiamo confermato questa nostra contrarietà non partecipando alla votazione che implica, diciamo, una tassazione molto forte nei confronti dei cittadini toscani. Io l'ho definita fin dal primo giorno iniqua, ingiusta e non corretta per un livello di progressività che non ritengo corretto. Penso che sia legittimo discutere nel merito. A un certo punto di queste trattative, in queste giornate, si è entrati nel merito, non si è arrivati laddove noi volevamo,
perché noi pensiamo che non sia corretto che una persona, un professionista che guadagna 85.000 euro non debba pagare niente perché ha un regime forfettario, non pensiamo che non ci sia una gradazione corretta che porti sulla fascia delle persone che sono la classe media, quelle persone che da 1.400 euro al mese guadagnano 2.500 a dover pagare più 97%, questo ci ha consentito di dissentire su questa misura. Questo non vuol dire che noi non stiamo in maniera attiva, importante nella maggioranza, l'abbiamo dimostrato facendo approvare nel DREF un atto importantissimo che per esempio sul collegamento fra Siena e Roma porta fondamentalmente un'innovazione straordinaria di collegamento ibrido, lo abbiamo dimostrato quando abbiamo votato in termini di bilancio e di legge di stabilità tantissimi articoli che riguardano, diciamo, investimenti, opere pubbliche, riguardano i nostri comuni, da Firenze ai comuni del territorio senese, Aretino e Pistoiese e non solo, lo abbiamo fatto nelle misure di governo per quanto riguardano le imprese, l'economia, l'agricoltura. Noi ci stiamo in questa maggioranza e credo che di Italia Viva ce ne sia bisogno. L'assessore Bezzini spiega la nascita della task force per la svolta in sanità annunciata dal presidente Eugenio Giani. Dobbiamo avere anche il coraggio e l'innovazione di affrontare alcuni nodi critici che minano o che rischiano di minare la sostenibilità dei sistemi sanitari pubblici e universalistici. C'è una grande questione che si chiama appropriatezza, solo per fare un esempio, che ormai noi abbiamo una crescita di domanda di prestazione esponenziale. Tra il 2019 e il 2022 le prescrizioni per visite sono cresciute del 20%, per esami diagnostici del 30%. Questo fa lievitare le liste d'attesa e fa lievitare i costi. E allora bisogna fare un ragionamento insieme ai clinici per avere maggiore appropriatezza. Ci sono questioni organizzative che sicuramente vanno affrontate, c'è da governare alcune voci di spesa che magari in passato erano meno incidenti. L'energia. L'energia ha avuto, come è successo per famiglie e imprese, un aumento abnorme. Per noi nel 2022 diciamo 160 milioni di euro. E quindi dobbiamo attrezzarci per avere sistemi maggiormente efficienti anche dentro i nostri ospedali e le strutture sul piano dei consumi energetici, tutti, insomma, e quindi adottare, ho fatto solo alcuni esempi, misure che producono un uso ottimale delle risorse finanziarie e delle risorse professionali che abbiamo a disposizione. Che i soldi del payback non erano sicuri di arrivare nelle casse della Toscana, non l'abbiamo scoperto ieri, che non fossero sicuri, poi potevano anche arrivare, ma che non fossero sicuri lo sapevamo però da almeno 18 mesi. E in questi 18 mesi, tante volte, anche dai banchi della minoranza, è arrivato un invito al presidente Giani a mettere mano ad una ristrutturazione, ad una riorganizzazione del sistema toscano sanitario, che non è stata fatta. E poi all'ultima abbiamo dovuto aumentare le tasse. Ma c'è di più, perché oggi il presidente Giani in aula ci dice che da oggi partirà una task force alla quale noi crediamo e siamo super favorevoli. Una task force per razionalizzare le spese e riorganizzare il sistema sanitario, perché grazie a questa task force eviteremo che il provvedimento di aumentare le tasse diventi strutturale. Cioè oggi Giani ci dice: datemi un anno di tempo per lavorare con una task force a razionalizzare le spese del sistema sanitario e tra un anno io ridurrò quelle tasse che oggi aumento. Questo significa che se fosse stata ascoltata la minoranza 18 mesi fa, quando dicevamo mettiamoci al lavoro per razionalizzare le spese, avremmo evitato beatamente l'aumento delle tasse che arriva sulla schiena dei cittadini toscani a 5 giorni dal Natale e che per qualcuno significa qualche centinaio di euro in più spesi, per qualcuno qualche migliaio di euro in più. I consiglieri della Lega, contrari al maxi emendamento, hanno esposto uno striscione con scritto giù le mani dalle tasche dei toscani. Una manovra di bilancio che metterà le mani nelle tasche dei cittadini toscani. Era decenni che non si vedeva un aumento delle tasse in questa misura, 200 milioni, che andranno ad incidere su una fascia reddito di persone che poi prendono circa 1.500 euro il mese. Quindi non una operazione a cuor leggero che questa maggioranza ha dovuto fare dopo che per tanti anni il bilancio della sanità non versa ovviamente in buona salute. Questo purtroppo oggi arriva sui banchi del Consiglio regionale,
l'aumento dell'IRPEF che andrà a toccare senza progressività e in maniera completamente fuori misura rispetto anche a quello che fanno le altre regioni italiane. Si vuol dare responsabilità al governo, ma questa problematica noi la sappiamo anche in riferimento a quello che poi è il tema del payback, che poi è un tema anche molto complesso. In realtà di questa situazione si sa, in regione ne abbiamo discusso già anche lo scorso anno, quindi si è arrivati alla fine, ma quello che fondamentalmente va fatto è rivedere il sistema sanitario regionale partendo dalla riformulazione di quel piano del 2015 che ha centrato un potere amministrativo che invece deve essere riportato sui territori, perché questo ha causato soltanto peggioramento dei servizi e aumento dei costi. E ci sono diverse cose che non vanno. Prima di tutto l'abrogazione di alcuni articoli importanti come fondi per l'edilizia scolastica che vengono proprio cancellati, la riduzione di importi importanti a favore della mobilità ciclistica, ma uno fra i più gravi a nostro avviso è l'esiguo stanziamento per i centri antiviolenza a malapena 50.000 euro che, vista anche la situazione particolare che ha portato a un incremento del 35% delle chiamate per chiedere aiuto ai centri antiviolenza, dare un importo così piccolo ci sembra veramente non capire la situazione. Noi siamo contrarissimi all'aumento delle tasse, soprattutto in questa misura, perché vanno a toccare il ceto medio, che è in un momento particolare di difficoltà tra l'inflazione e l'insicurezza generale dovuta anche alla situazione geopolitica, che non fa certo venire voglia né di investire né di aver fiducia sul futuro. Quindi questo pagamento extra di tasse sicuramente a nostro avviso non può certo portare a una maggiore fiducia nel futuro, e quindi si ripercuote su tutto lo sviluppo economico della regione. Fermo restando che non possono certo essere i cittadini a far le spese di una cattiva amministrazione della regione. Approvata all'unanimità la proposta di legge che prevede un intervento finanziario straordinario per dare sostegno a famiglie ed attività economiche extra agricole che hanno subito danni a seguito dell'alluvione dello scorso novembre. L'intervento prevede 12 milioni a favore delle imprese e 25 nei confronti delle famiglie. Sappiamo, e lo sappiamo davvero, e questo è solo un piccolo passo rispetto ai 2 miliardi di danni subiti e che resta ancora tantissimo da fare, ma era importante in questo tempo dare una risposta concreta ai bisogni di tante donne, di tanti uomini che stanno vivendo un momento di difficoltà. I soldi alle imprese sono stati suddivisi in una parte che andrà ad abbattere i costi di interessi sui finanziamenti e l'altra parte destinata all'acquisto di beni danneggiati e anche per esempio alle aree al suolo pubblico dove per esempio si svolgono mercati, coloro che non hanno potuto partecipare perché alluvionati. Quindi ci sono tutta una serie di aiuti alle piccole e medie imprese extra agricole, facendo riferimento alla legge 71 della Regione Toscana. Dispiace tantissimo aver ascoltato il segretario regionale del Partito Democratico e purtroppo, a lui siamo abituati, al governatore Giani un po' meno, strumentalizzare questa vicenda. Quando dice io andrò porta a porta dai cittadini toscani a chiedere se sono arrivati prima i soldi della Toscana o i soldi del governo, è una caduta di stile che non appartiene a Eugenio Giani. Dispiace vedere un presidente così nervoso. Tutto quello che viene fatto a favore di cittadini ed imprese della Toscana non ci può che trovare d'accordo. Sicuramente abbiamo dei dubbi su alcuni punti, il primo dei quali non abbiamo visto includere le province di Lucca e Massa Carrara, e su questo chiederemo un emendamento al Consiglio regionale. Abbiamo detto che un contributo di 2.500 euro a famiglia, che poi rischia di non poter chiedere ulteriori contributi nel momento per cui percepirà il primo contributo regionale, sono pochi, perché i danni sono stati tanti per famiglie ed imprese, e soprattutto abbiamo la notizia che dal governo nazionale sono stati stanziati altri 50 milioni. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione. Cronache e commenti torna dopo la pausa natalizia nel 2024.